col pensiero e nella confessione non si deve tornare sulle colpe accusate nelle confessioni precedenti. Per la nostra contrizione Gesù le ha perdonate al tribunale di penitenza. Là egli si è trovato dinanzi a noi e alle nostre miserie come un creditore di fronte a un debitore insolvibile. Con un gesto di infinita generosità ha lacerato, ha distrutto le cambiali da noi sottoscritte peccando, e che non avremmo certo potuto pagare senza il soccorso della sua clemenza divina. Tornare su quelle colpe, volerle riassumare soltanto per averne ancora il perdono, soltanto per il dubbio che non siano state realmente e largamente rimesse, non sarebbe forse da considerare come un atto di diffidenza verso la bontà della quale aveva dato prova, lacerando egli stesso ogni titolo del debito da noi contratto col peccatore? Pace e bene a tutti voi, fratelli e sorelle. Ancora Padre Pio ritorna sul sacramento della confessione, ma anche sui pensieri che ci possono accompagnare in rapporto ai tanti peccati che purtroppo noi viviamo nella nostra vita terrena. Ogni giorno la Sacra Scrittura addirittura ci dice che il giusto pecca 7 volte al giorno. Noi certamente non possiamo ritenerci giusti davanti al Signore e quindi, ecco, immaginiamo quante volte possiamo aver peccato. Che cosa ci raccomanda Padre Pio? Che una volta confessate queste colpe, una volta che riconosciamo i nostri peccati e ci affidiamo alla misericordia di Dio, è indispensabile, è importante non ritornare su quei pensieri, su quelle situazioni, su quelle azioni che noi abbiamo potuto commettere. Questo ci dice lui soprattutto perché vogliamo fidarci dell'amore grande e infinito di Dio, che lui ci parla come colui che ha queste cambiali in mano, che noi non possiamo pagare, e le strappa, le toglie. Questo grazie al sacrificio grande di Gesù sulla croce, al valore infinito del sangue che Gesù ha sparso sulla croce. E allora, ecco quello che ci raccomanda, e credo che sia importantissimo per la nostra vita, ritornare sui peccati passati. Tante volte, anche quando ci andiamo a confessare, diciamo: ah, io vorrei ridire tutti i miei peccati. Forse tante volte questo atteggiamento è appunto un'offesa alla misericordia di Dio. Una persona che ci ama, che ci vuole bene, verso la quale noi siamo stati scortesi, se gli chiediamo una volta scusa, non è contenta. Se ogni volta che ci incontriamo gli diciamo: sai, poi scusami per quella volta che sono stato scortese con te. Perché? Perché l'amore infinito di Dio perdona e dimentica. Questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. L'impegno nostro non è tanto di ricordare il male che abbiamo fatto prima, ma di cercare di fare il bene da adesso in poi. Buona giornata a tutti voi.